Sono Curo Lili e ben ritrovati sul mio canale. Era da un po' che non facevo video perché, vabbè, come molti sanno, c'era stata quella piccola disavventura che mi ha ritrovato costretta una settimana in ospedale e subito dopo sono partita per le ferie in montagna perché avevo veramente, veramente bisogno di staccare, ragazzi, di rilassarmi un attimo. Ma adesso che sono tornata e sono quasi del tutto in salute, eccoci tornati con i nostri video di Gira la Ruota! Spero che abbiate passato delle belle vacanze e questa volta vi comunico chi ha vinto la lettera T, oltretutto di un solo punto rispetto alla lettera P, quindi eravamo lì lì. Andiamo a vedere quale sarà il numero. Allora, abbiamo l'8, quindi sarà il numero 8. Ho notato, ragazzi, che molti di voi hanno scelto la T pensando a The Walking Dead, ma dovete considerare che il D viene spesso tolto. Ad esempio, vedete, The Walking Dead è sotto la W, non è sotto la T. Quindi se volete Walking Dead dovete mettere la W, ma a parte che ve li ho portati tutti, per l'ultimo sto aspettando la traduzione. Allora, abbiamo detto T8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekken 7. Vabbè, questo l'ho già giocato tantissimo quest'ultimo periodo e direi che assolutamente andiamo di Tekken. Ed eccoci qui con il nostro simpatico Tekken. Vabbè, io ci gioco già abbastanza a questo gioco già di mio. Ehi, ma tutta questa roba, era un po' che non loggavo, sinceramente non sapevo di aver sbloccato tutte queste cose. Ma va bene, le accettiamo con gioia. Non serve dirvi che personaggio io gioco, dato che mi chiamo Curo Lili. Ed è il nome del personaggio che mi ha ispirato il nick. Per ora andiamo per la Lily classica, che poi non è vero, non è neanche quella classica, perché qui nel 7 di default te la dà con un vestito diverso. Ecco, infatti, che non mi piace affatto. Dopo prendo la mia personalizzata. Warang! Vai, Lily, fallo fette! Niente. Parte subito, calcio in faccia. Benissimo. Oh, ci alziamo? Che dici, ci alziamo? Mannaggia, subito con le prese, via. Qui dobbiamo farci male, fatemi capire. Fatemi capire che questo... Fai calci che partono da Nettuno. Quanto ancora dovremo cadere? No, il calcio quello va fatto solo dopo. Mannaggia, mi ha bloccato la mega combo. Ok, vai, vai. Meno male che qui nel 7 ci sono i poteri super bullissimi e fighi. Così se stai per essere battuto, puoi usare il super potere fighissimo e stendere il tuo avversario. No, in realtà è una cosa che odio. Cioè, proprio detta sinceramente, è una cosa che odio perché a volte magari stai perdendo un match e riesci a recuperare solo grazie a quella mossa o a vincere solo grazie a quella mossa. E i miei avversari fanno la stessa cosa, eh. Magari stanno perdendo, ti fanno quella mossa e vincono. Infatti è una cosa che non mi piace molto di questo Tekken. Non riesco a fare niente, non riesco a fare nessuna combo. Le blocca tutte. Tipo ora gliela potrei anche fare. Però ne possiamo fare anche a meno. Brava Lily! Ah, anch'io adoro il momento della vittoria. J'adore! Ah, specialmente quando mi dà le casse. Che bello. Bene, adoro sbloccare le personalizzazioni. Facciamo una battaglia successiva. Vediamo quanto riusciamo ad andare avanti. Beh, in realtà la battaglia del tesoro... No, la turbo no! No, la turbo no, questa la odio. Questa è velocissima. Bisogna essere velocissimi qui. Velocissimi! Velocissimissimi! Dai, dai, dai. No, 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 calci bassi. Ok. Mamma mia. Io che mi aveva bloccato il calcio basso. Ok, tocca a me. Tocca a me. No, mannaggia. Gli ho fatto la presa, ma non era ancora in piedi. No, che gli stavo facendo una cosa bellissima. No, 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 non farti bloccare. La Giannina. Oh. Oh, brava Lily. Come sempre, the best. Brava Lily, brava, brava. Ok, altri soldini. Una seconda chest. Con dentro i guantoni giganti per Steve. Mi mancavano i guantoni giganti.
Andiamo avanti. Volevo farvi vedere la mia Lilifatina, però. Round one. Fight. Mannaggia, ho provato a contrattaccare troppo tardi. No! No! Stavo attivando i miei superpoteri fighissimi! Niente, niente, no, 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 alzati, alzati, alzati. Superpotere. Ok, dice che me lo stava bloccando. No, tenta. Mi sono fatta fregare. Sono stata con la guardia troppo bassa. Se riesco a partire subito con la presa, è fatta, ragazzi, è fatta. No, non è vero. Questa non me la freghi, le mie bellissime capriole. Vai, 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 vai. Se riusciamo a tenerlo a terra. No, 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 no. No, che mi fa la combo. Mi fa la ulti. Vai, bravo, bravo a terra. No, no. Lily, non mi tradire, Lily. Oh. Mamma mia. Final round. Vai, Lily. Sta parando tutti i calci, porca miseria. Dai. Dai che a terra, dai che a terra. No. Stavo scaprioleggiando. No, 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 no. No. Sì, vabbè, ma cosa mi ha fatto? Dai, non vale. Mannaggia, quando ti bloccano al muro. Oh, ti odio, Jin. Dai, vi faccio vedere la mia Fatina. Ok, allora, adesso scelgo quella personalizzata, perché è bellissima, ve la devo far vedere. Mannaggia, Jin. Incontro promozionale, dai. Dai che becco la promozione. Un altro personaggio che sto usando tantissimo in questo Tekken 7 è Eliza. In realtà sto usando più Eliza che Lily. Però questi sono i miei salti preferiti. Però se me li blocca questa bastarda di Eliza. Arisa, Alisa, Alisa si chiama lei, se non ricordo male. Oh. Oh. Ok. Direi che tutto a calci non lo possiamo fare. Ci ho provato, ma è pericolosissimo. Poi lei è piccolina, mannaggia. No! Cos'è finirla col potere o tirarle semplicemente un calcio in faccia? No, me li para, madonna. Ok, potere. Ragazzi. E me l'ha bloccato. Ma ti odio. No, ragazzi, è un colpo, un colpo. Un santissimo colpo. Oh, no! Mannaggia. Mannaggissima. No, Lily, cosa mi stai facendo? Non mi devi far vedere queste cose, mi raccomando. Lily, Lily, no, ma non ci credo. Dai, dai, dai. Che sto giro non... Oh, non l'abbiamo fatta alzare. Vai, dai che il mio incontro promozionale. Non posso perdere. Dai, dai che la promotion. Mannaggia, tutto mi para. Sta robottina fetente. Robottina, ti do un'attaccata nell'orecchio robotico. Oh, dai, dai, Lily. No, porca. Sto giro lo uso il potere, va, va, che non faccio più la bulla. Che non lo uso, sto giro lo uso se... se non ho la possibilità, vai, vai, vai. È un po' cheating, questa cosa del potere finale. Cioè, vabbè, non me l'ha parato, cavoli suoi. Vai, mentor. Bene. Adesso vi faccio vedere un solo match col personaggio che sto usando ultimamente, cioè Eliza. Allora, andiamo dalla mia bella Eliza. Dovrei averla anche personalizzata, ecco qua. Se l'avevo personalizzata, anche se il suo vestito in realtà è bellissimo, però... Il bikini ha il suo fascino, eh.
Ah sì, se vi state chiedendo perché ho una sardina in mano e una pizza alle spalle, sì, state vedendo bene. E una bandierina sulla testa, esattamente. Ha una bandierina sulla testa, una pizza sulla schiena e una sardina in mano, sì. Perché mi piace combattere con stile. Vabbè, così è troppo easy. Lei è fortissima, è veramente... Poi ha gli attacchi a distanza, eh. Oh, ma guarda te. A parte che può succhiare il sangue per riprendere la vita. È sgravissima. Però vabbè, non tradirò mai la mia Lily. Anche se devo ammettere che veramente ho usato più lei di Lily. Questa volta cosa mi ha evitato? Non ci credo. Vedete? Tipo... Prendo la sua vita, mi recco la mia ed è bellissimo. Ciao. Calci. Oh. Usa i poteri. Usi i poteri. Che poteri usi? Mannaggia. Non si riesco a fargli la presa. Ok, vai. Dai che lo finiamo così. Ah, che bello. Capito? Attenzione, attenzione. Ho sbloccato un fungo unisex. E questo era Tekken 7. L'avete scelto voi con le vostre letterine. Quindi mi raccomando, per il prossimo video fate la stessa cosa. Lettera e poi scrivete il commento, scrivete quello che volete. Però ragazzi, mi raccomando, io ve lo dico ogni volta, scrivete la lettera prima del commento, perché altrimenti la vostra lettera va persa, io non la trovo. Cioè a volte mi devo mettere a leggere comunque tutto il commento mentre sto contando per vedere dov'è la lettera. Quindi per favore, lettera e subito dopo commento, almeno riesco a trovarla subito. Detto ciò, io sono molto contenta per il gioco che avevate scelto oggi, più che altro perché Tekken comunque è un gioco che porto sempre nel cuore ed è un gioco che mi ha appassionato fin da quando ero piccolina, dato che quando sei bambino tipo pigi i tasti a caso, poi un giorno ti svegli e dici: ah, aspetta, ma magari ci sono delle combo che posso fare premendo delle sequenze di tasti, e comunque continui a premere lo stesso i tasti a caso. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto ragazzi e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie per aver guardato!